La settimana politica si è aperta con l'annuncio di una nuova stagione di veleni e con il Presidente del Consiglio Berlusconi che ha detto che sta per uscire uno scandalo che sarà il più grande della storia della Repubblica. Si riferiva a delle intercettazioni telefoniche, all'utilizzo che se ne fa, in particolare partendo da quello che viene già chiamato l'affaire Genchi. Ma naturalmente per molti il vero scandalo è che si vogliono ridurre gli strumenti di indagine per i magistrati, intercettazioni comprese, e in mezzo a questo nuovo polverone è finito il COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per i Servizi di Sicurezza e Servizi Segreti, di cui è presidente l'ospite che abbiamo con noi questa sera, il senatore Francesco Rutelli. Buonasera. Buonasera. Io le darò la parola subito dopo il punto, perché chiediamo a Paolo Pagliaro di spiegarci cos'è questo archivio Genchi e questo affair Genchi che ha provocato tutte queste nuove polemiche politiche. Sentiamo. Nei giorni in cui si va definendo il contenuto delle nuove norme sulle intercettazioni telefoniche, scoppia quello che, secondo il Presidente del Consiglio, potrebbe rivelarsi il più grande scandalo della Repubblica. Lo scandalo sarebbe custodito nei computer di Gioacchino Genchi, vicequestore in aspettativa e super esperto informatico con ufficio a Palermo. Questo signore da molti anni ricostruisce, su incarico di alcune procure, i contatti telefonici degli indagati. Genchi è in grado di dire ai magistrati chi ha chiamato chi, quanto è durata la conversazione, dove si trovava l'utente, elementi spesso assai utili alle indagini. Nell'archivio del super esperto ci siano migliaia di tabulati con milioni di contatti telefonici e pare che molti di questi numeri corrispondano a utenze di parlamentari, magistrati, militari, persino dirigenti dei servizi. Va aggiunto per chiarezza che nell'archivio non ci sono intercettazioni telefoniche. Secondo un intenditore come Francesco Cossiga, il problema sollevato da Berlusconi non esiste e il lavoro del consulente palermitano è perfettamente legale. Secondo Maurizio Gasparri, Genchi dovrebbe andare in galera. Secondo Antonio Di Pietro, l'allarme del Premier è invece una furbata per confondere le idee all'opinione pubblica. Il Comitato Parlamentare per i Servizi Segreti, presieduto da Francesco Rutelli, sta indagando e sentirà le parti in causa. Per concludere, va detto che Gioacchino Genchi, di cui sentiremo parlare ogni giorno per chissà quanti giorni, è un agente talmente poco segreto da possedere un sito internet in cui si presenta al pubblico e spiega in cosa consiste il proprio lavoro. Spiega anche che la verità è spesso dove i più non la cercano. Parole sante. In questo caso basta digitare www.gioacchinogenchi.it. Ci sono anche le previsioni del tempo, oggi peraltro sbagliate. Francesco Rutelli, allora è davvero lo scandalo più grande della Repubblica, come dice Berlusconi? Lei è stato poco fa dal Presidente del Senato Schifani, domani vedrà e riferirà il Presidente della Camera Fini. In che termini sta questo nuovo scandalo chiamato l'affair Genchi? Sì, spieghiamo meglio di che cosa si tratta e in particolare di che cosa ci stiamo occupando noi. Tanto ci sono alcuni equivoci. Il primo è che questa materia abbia un legame diretto con la nuova possibile normativa che riguarda le intercettazioni telefoniche, perché stiamo parlando di argomenti completamente diversi. Intanto partiamo da una premessa che non è bene nel nostro paese intercettare in modo illegale, è un reato, non è bene abusare nella pubblicazione di intercettazioni irrilevanti dal punto di vista della identificazione dei delitti, e questo è un altro profilo, e che bisogna fare in modo che chi indaga indaghi innanzitutto sui fatti e utilizzi però le intercettazioni in maniera utile, esattamente coerente con queste indagini. Questa è una valutazione di natura generale e io penso che tutti dovremmo essere abbastanza d'accordo sul fatto che le intercettazioni non possono essere non soltanto impedite, ma neanche limitate per dei reati importanti quali quelli contro la pubblica amministrazione. Sono strumenti molto preziosi. Senta Rutelli, però si parla di varare questa nuova norma sulle intercettazioni telefoniche. Tra maggioranza e opposizione c'è
accordo sui reati per i quali si possono fare intercettazioni telefoniche? Mi pare che siamo ancora ai preliminari e io consiglierei francamente di tenere distante la valutazione su questi fatti, che noi accerteremo con grande rigore, con grande severità, dalla emotività con cui di solito in Italia si sono fatte delle leggi. Per intenderci, in materia di giustizia noi abbiamo avuto procedure allentate quando si scopriva, venendo al termine più generale della giustizia, quando si scopriva che qualcuno era innocente e incarcerato innocente, il pendolo si spostava verso il garantismo. Quando c'erano delitti efferati, il pendolo in Italia nella legislazione si è spostato verso il giustizialismo. Quindi io consiglierei di non mischiare questa materia, che è in mani sicure, è un comitato che agisce con riservatezza, formato da 10 persone con la testa sulle spalle, e del quale questa volta sentiremo parlare. Valuteranno tutti gli elementi e daranno all'opinione pubblica, e però per primo al Parlamento, le informazioni. Perché volevo sapere sull'Alitalia, ma avete vigilato poco come opposizione, se oggi ci si ritrova con tutte queste azioni che sono carta straccia? Sa, se il governo precedente avesse avuto il via libera dell'opposizione, purtroppo eravamo in campagna elettorale, per fare l'accordo con Air France, l'Italia sarebbe oggi il secondo azionista. Ma adesso nel frattempo sono passati tanti mesi. Sono passati dei mesi e ci ritroviamo con lo Stato che tira fuori, per conto dei contribuenti, circa 3 miliardi e mezzo di euro, 7 mila miliardi di lire, per far fronte a qualcosa che comporta più perdite di posti di lavoro e, come lei diceva giustamente, il deprezzamento fino a zero delle azioni che i risparmiatori avevano acquistato negli anni passati dall'Italia. Siamo a zero. Come diceva lei, carta straccia. Vogliamo guardare al futuro, invece, alle elezioni europee, delle quali si sta discutendo, e per quanto riguarda lo sbarramento, è vero che forse c'è l'accordo anche con l'opposizione sul 4%, e poi la vostra collocazione a Strasburgo. Lei non pensa che decidere se sedere nel gruppo socialista europeo, dove ci sono tanti socialdemocratici e anche non socialisti, perché sono ormai 27 i paesi europei rappresentati al Parlamento, oppure se sedere nel gruppo liberal-democratico, dove molti deputati nei loro paesi siedono con governi di centrodestra, sia una decisione che debba essere presa poi dagli elettori, dagli iscritti del Partito Democratico. Sulla riforma elettorale non ho elementi aggiornati, la posizione che noi abbiamo preso mi sembra chiara e corretta, cioè è giusto che ci sia uno sbarramento, è giusto cioè che si crei un meccanismo per cui non si possa entrare al Parlamento europeo con lo 0,9%. Ciò detto, approvare una modifica alla legge elettorale a poche settimane al voto, l'Italia sarebbe, lei lo sa bene, l'unico paese dei 27 che potrebbe cambiare la legge elettorale quando la campagna è di fatto già iniziata.